Messa in sicurezza per il circolo canottieri di Pescara, oggi c'è una conferenza per annunciare dei lavori, in questo caso quali sono le problematiche? Le problematiche sono quelle di recuperare un pezzo di identità cittadina, perché questo luogo sorge sulle sponde del fiume da molti, diciamo, decenni. Qui c'era anche una piscina dove bambino ha nuotato ed è un posto in cui si rende immediato il rapporto con l'acqua, perché se attraversi la strada prendi una barca e, diciamo, vai sul fiume. E quindi, diciamo, il Comune si è fatto carico in primo luogo di recuperare questo immobile della provincia e gradualmente a provvedere ad una sua dignità dei luoghi, per cui questa prima tranche di interventi, 56.000 euro, serve appunto a recuperare un luogo identitario della nostra città che vogliamo sia aperto a più persone possibili. Qual è la situazione dopo il sisma di domenica? Si continua a fare un po' quella che è la conta e anche soprattutto quella dei sopralluoghi. C'è stato l'intervento del Presidente della Provincia sulle scuole, in questo caso Pescara come si considera? Pescara ha svolto plurimi controlli dopo tutte queste scosse, ma non è emerso nulla di preoccupante. Diciamo che la situazione è più complicata nella provincia, per non parlare, diciamo, del Teramano, che è la zona di prossimità agli eventi sismici, però su Pescara non c'è nulla di preoccupante.